Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Come vi ho promesso su Instagram, ecco qui il trucco realizzato con questa palettina di Nabla con degli ombretti usciti diverso tempo fa, ma che trovate ancora sul loro sito. In realtà devo ringraziare Stefi per avermi appunto ricordato di avere questi ombretti bellissimi, a parte Narciso che utilizzo spesso. Praticamente in ogni mio video, quindi è bello scavato. Gli altri usati veramente pochissime volte. Niente, vi lascio alla realizzazione di questo make-up. A me piace tantissimo. Come al solito, vi lascio scritti sempre giù tutti i prodotti utilizzati. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono già un paio di giorni che lo indosso questo trucco e mi piace davvero, davvero tanto. E niente, io adesso vi lascio appunto alla realizzazione del make-up. Scrivetemi giù nei commenti se vi piace, lasciatemi un like che mi fa sempre piacere. E niente, ci vediamo al prossimo. Ciao! Primer già applicato, il mio solito di NARS. Le sopracciglia le ho sistemate con questo ombretto di Nabla che si chiama Camelot, questo marroncino opaco molto intenso con un pennellino angolato. Ho utilizzato questo pennello di MAC, il 263, questo angolato fatto così. E appunto ho riempito gli spazietti un po' che rimanevano vuoti, quindi fissato anche il primer con la cipria. Sto usando questa di Dior, questa qua, fatta così, giusto un filo. Dopodiché parto subito con uno degli ombretti miei preferiti ed è Narciso, questo marroncino piuttosto chiaro, opaco, con un pennello bello ampio, questo è il 224 di MAC. Applico appunto Narciso sulla piega dell'occhio, quindi una sfumatura bella ampia. Vediamo se riesco a fare tutti e due gli occhi insieme a Mamma mia, voi. Aspettate un si è secondo. caricata Si è batteria. scaricata la Sì, batteria. io mi ho messo pento un giorno. Quando arriva papà la sistema, dai. E quindi proseguo la mia sfumatura. Faccio appunto questo movimento qua, avanti e indietro. Poi, colore scoperto grazie a Steffi. Questo è Rust, lo vado ad applicare con un pennello piatto che ho qua giù. Ecco, che bel colore, stupendo. Spero si riesca a vedere bene. La base la farò successivamente. Lo lascio così, lo intensifico dopo. Con un pennello a penna, qui non ne ho uno pulito, prendiamo di qua. Anche questo andrà benissimo, è di Zoeva. Questo qua vado a prendere questo colore bellissimo luminoso, lui si chiama Glitz. Lo vado a mettere nell'angolo interno. Sì, scusate. Quindi Glitz ha applicato proprio qui come punto luce.
Dopodiché, nella parte, diciamo, esterna, vado a prendere questo colore altrettanto bellissimo che si chiama Mimesis. Questo qua lo vado ad applicare qui proprio in quest'angolo qua esterno e poi lo andrò a sfumare. Quindi do una forma al mio trucco e lo porto piano piano nella piega. Lo sfumo con il 15 di Diego della Palma. I rumori che sentite, Gabri che fruga tra le costruzioni, le sue scatole di giochi, e ovviamente non trova mai niente. Caduto un po' di prodotto. Fatto anche nell'altro occhio. Adesso matita marrone l'applicherò sia nella rima superiore che inferiore. Sto utilizzando questa di Wycon, la 02. La volevo temperare un attimino. Ecco qua. Sto molto attaccata alle ciglia e poi andrò a sfumarla perché mi piace il tratto sia bello sfumato. Tiro un po' la linguetta. Sporco anche un po' le ciglia. E adesso con un pennello a penna riprendo Mimesis, questo qua. Gabri in sottofondo. E appunto vado a sfumare bene questo tratto anche sotto. Così, ero rimasta? Sì, voglio intensificare. Ogni tanto mi perdo. Riprendo nuovamente Rust e lo, diciamo, lo riapplico perché lo voglio bello intenso. Sotto l'arcata invece voglio che sia luminoso, per cui andrò a prendere uno degli illuminanti sempre di Nabla e questo si chiama Jasmine, questo qua. Ok, ripulisco nuovamente la zona.
Mascara, mascara, mascara. Better Than Sex. Sia sopra che sotto. Dopo lo chiamiamo. E adesso il telefonino è occupato. Perché sto registrando. Trucco occhi terminato. Ve lo faccio vedere meglio più tardi. Adesso ho applicato il primer viso. Sto usando questo di Dior, il Dior Skin Forever, una base diciamo che mi tiene opaca. E, come fondotinta vado a utilizzare questo di Estée Lauder, il Double Wear Makeup to Go. Fatto così, qui appunto si preme ed esce fuori il fondotinta liquido e appunto utilizzo questo pennello di Puro Bio. È un po' chiaro forse per questa stagione, ma poi andrò di terra. Settimana prossima andrò a fare nuovamente il colore, vediamo un pochino, ma questo non mi dispiace affatto, se anche sono piuttosto chiara, non mi dispiace. Continuerò a tenere queste ciocche perché mi piacciono. Allora, fondotinta steso, ho applicato anche il solito correttore di Urban Decay, è fissato un po' con la cipria appunto che vi ho fatto vedere prima. Adesso diamo un po' di colore con la solita terra, con il pennellone. Subito effetto sano. E voilà. Blush utilizzo sempre questi di Nabla, ormai sono in fissa con la solita Kendra. Ormai siamo diventate amiche, vado a prendere il solito pennello, se lo trovo, eccolo qua di Sephora. Un buonissimo profumo. E invece come illuminante rivado a prendere quello di prima che ho utilizzato sotto l'arcata, ricordo Jasmine, con il solito pennellino. Un po' anche qui. Li mettiamo al loro posto. Stavo guardando il tempo, ci sono. Come rossetto, cosa ho utilizzato nel mini video che vi ho fatto? Come rossetto, allora ho applicato la matita di MAC che si chiama Soar e Ombre Rose sempre di Nabla. Questo nude rosato, molto carino, confortevole, lo utilizzo spessissimo. E questo è il look terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi mando un bacione, vi lascio sempre scritti giù tutti
tutti i nomi dei prodotti utilizzati, qualche foto magari in dettaglio del trucco. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!